della 20ª edizione della Colle Marathon, la maratona di Bologna. Presidente, 20ª edizione, quale sarà la ciliegina sulla torta di quest'anno? Beh, diciamo la ciliegina sulla torta, si parla del campionato italiano paralimpico che finalmente siamo riusciti, la Maratona dei Valori erano gli obiettivi che avevamo dall'inizio, aiutare i più deboli, quelli sofferenti, quelli che hanno bisogno. Quindi noi vogliamo ringraziare coloro che purtroppo per varie ragioni sono chiusi dentro casa e invece dobbiamo dargli questa opportunità di farli uscire, di provare le emozioni che dà lo sport soprattutto. Assolutamente sì. Tra l'altro un'altra cosa molto particolare di quest'anno che è la Colle Marathon è gemellata con una città americana. Sì, diciamo da qualche anno, noi siamo gemellati con Chattanooga, loro sono venuti a correre da noi, noi abbiamo ricambiato, siamo stati da loro a correre la gara lì a Chattanooga nel Tennessee e quindi c'è questo bel gemellaggio che grazie soprattutto a Massimo Seri e al Comune di Fano che siamo riusciti a mettere insieme a loro e alle varie vari comuni che partecipano con noi come Terre Roveresche, Mondolfo, tutti, quindi c'è qualcosa che dove noi lavoriamo soprattutto anche sul turismo perché vogliamo portare gente anche da ogni parte del mondo qua. La cosa più importante resta comunque sempre l'inclusione, un'inclusione che va tramandata soprattutto ai giovani. Sì, veramente le nuove generazioni ci interessano soprattutto per dare un futuro e lo sport, meglio dello sport, perché lo sport aiuta a fare sacrifici e aiuta a lavorare nella vita e soprattutto anche a studiare. Quindi i ragazzi soprattutto devono capire quanto è importante non solo correre, ma ogni disciplina è utile a chi veramente vuol fare qualcosa nella vita. Presidente, spieghiamo come funziona la Colle Marathon. Bene, diciamo che domenica 5 maggio ci saranno tre partenze in contemporanea, alle 9 da Barchi, alle 9 da Mondolfo con la paraolimpica, quest'anno campionato nazionale paralimpico, e la 10 km organizzata là dal Fium, quei ragazzi che ci stanno dando una grossa mano, che parte in fondo alla Tombaccia per fare gli ultimi 10 km con tutti l'arrivo al Pincio, all'Arco d'Augusto. Edizione quest'anno correrà la Colle Marathon per la quarta volta, tra l'altro. Sì, devo dire la Colle Marathon è un grande evento sportivo, un grande evento di relazioni, un grande evento anche di valori. E quindi il plauso all'organizzazione perché in questi anni hanno fatto tanti sacrifici, ma hanno avuto la capacità di coinvolgere veramente tantissime persone, tantissimi volontari e hanno avuto una capacità di contaminare un territorio. E correrò. Correre è una parola impegnativa, nel senso avevo promesso che da sindaco avrei partecipato una volta alla Colle Marathon, l'ho corsa quattro volte diciamo, perché tre volte sono partito da Barchi e una mi sono ritirato, capita anche quello, ma ho corso anche la maratona del Covid, quando in realtà ognuno correva da solo intorno a casa, perché quella giusto... Ricorda che Colle Marathon non si è mai fermata neanche con il Covid. Detto questo, poi è una corsa straordinariamente bella in questo paesaggio tra colline, storia, passando all'interno dei borghi, dentro il castello di Mondavio per arrivare al mare e poi fare ingresso presso lo strepitoso Arco d'Augusto. E quindi, come Filippide era partito da Maratona per andare ad Atene, qua si parte da Barchi per arrivare a Fanum Fortune all'Arco d'Augusto. Una delle partenze sarà da Mondolfo. Sì, partiamo da Mondolfo, dalla Piazza del Comune con la mezza maratona. È per noi un onore partecipare a questo evento sportivo di grande richiamo a livello provinciale, a livello regionale ma anche a livello nazionale, perché quest'anno la mezza maratona rientra ed è valida per il campionato italiano paralimpico di mezza maratona. Quindi sarà davvero una grande occasione per promuovere lo sport, per promuovere
i valori, questa è la maratona dei valori, ma anche per promuovere l'inclusione, e quindi ci saremo lì con gli atleti, come amministrazione comunale, e parteciperemo con grande orgoglio. Quest'anno al centro dell'attenzione per la prima volta il paraolimpico. Assolutamente sì, è una grande novità che noi riceviamo veramente con grande soddisfazione come città, perché interessarsi agli ultimi è segno di civiltà, è un valore che si aggiunge a quelli che già la Colle Marathon appunto si è portata dietro e ogni anno rinnova. L'accoglienza delle persone che appunto non sono, hanno delle disabilità, è un'accoglienza speciale che già veniva inclusa all'interno di questa gara, ma quest'anno gli verrà dedicato uno spazio appropriato, proprio perché tutti concorreranno con le stesse abilità, diciamo, perché sono persone che mettono il cuore oltre l'ostacolo, sono persone capaci, abili e che davvero hanno una marcia in più, come si dice. Ventesima edizione della Colle Marathon, importantissima soprattutto per l'inclusione. Assolutamente sì, come Regione Marche l'abbiamo sempre inserita all'interno dei grandi eventi della Regione Marche, con il CONI, con tutte le altre associazioni, quindi la Colle Marathon tra l'altro quest'anno raggiunge la 20ª edizione, è una grande iniziativa di promozione, di accoglienza della nostra città, del nostro territorio, della nostra bellissima regione. È veramente una maratona dei valori, è sempre chiamata così, Annibale e tutto il gruppo che io voglio ringraziare. C'è sempre stato e continuerà a esserci il supporto della Regione Marche. Presidente, l'importanza di essere sponsor di un evento così importante a livello di valori. Sì, lo siamo dall'inizio e lo siamo con convinzione, perché l'attività che viene fatta dalla Colle Marathon, l'ho sentito anche oggi, è un'attività che coinvolge non soltanto gli atleti, ma coinvolge tutto il territorio, anche le persone che sono in difficoltà. Mi è piaciuto un pochino la finale quando si è detto che il modo concreto è quello di portare, di far partecipare anche le persone che non hanno la possibilità, non lo fanno soltanto per ottenere il risultato, ma lo fanno perché? Per stare insieme. Quindi sicuramente la banca sostiene questa attività, e tra l'altro vedo che dal cartellone che sono molti i soci nostri che hanno contribuito, quindi la banca è veramente per il territorio. L'emozione di sostenere un evento come questo? È un'emozione fortissima, questo è il nostro primo anno come sponsor, siamo molto orgogliosi perché i nostri valori coincidono con i valori della maratona. Saremo presenti non solo come sponsor, come volontari e come anche atleti, e quindi non vediamo l'ora che arrivi il 5 di maggio. L'importanza dell'ecologia. Quest'anno sarà la prima Colle Marathon plastic free. Sì, esatto. ASET, che da molti anni collabora a questa splendida iniziativa, perché è un'iniziativa che porta in alto i valori, e noi siamo presenti con i nostri service e per i valori ovviamente del green, del riciclo, e tra l'altro tema molto attuale anche con Circonomia nell'ambito della Settimana della Cultura di Pesaro.
Saremo presenti appunto su tutti i punti di ristoro e nonché all'arrivo con i nostri servizi, ma in accordo con il patron Annibale Montanari e l'organizzazione, quest'anno la manifestazione sarà totalmente priva di plastica, per cui attraverso i nostri co-sponsor ci siamo organizzati per far arrivare un service che comprenda bicchieri, piatti e posate completamente riciclabili, nell'ottica ovviamente del riciclo. Gabi Bologna è tornata a correre in provincia. Esatto, sono tornata tesserata nella Atletica Marotta Mondolfo Run ed è un bel ritorno anche per tornare a ricorrere nei miei posti, quindi quest'anno sarò al via della mezza maratona, anche se una distanza che non mastico benissimo da un po' di anni, però sarà un'occasione per divertirmi e godermi il panorama. Anche perché dicono che sia la favorita. No, assolutamente no, perché... Modesta. No, non è questione di essere modesta. Prenderò la gara veramente col piacere di passare una giornata con delle amiche e col piacere di vedere anche delle ragazze che ho conosciuto in America, perché sono stata recentemente a Chattanooga, dove c'è una manifestazione, un vero e proprio weekend di sport che è gemellata appunto con la Colle Marathon. Esatto. E tra l'altro, che cosa succederà? Che a Chattanooga correranno in contemporanea con la Colle Marathon. Hanno già corso in realtà e sono stata proprio un mese fa. Infatti lì ho corso la mezza maratona e il giorno prima la 5 km. Nella somma delle due gare sono risultata la prima donna, però adesso vorrei un po' di pace. No, cerchiamo di godercela, di veramente di poter assaporare il clima fantastico che si respira, è una gara speciale e sono sincera, mi piacerà cercare di dare il massimo e fare bene, ma vorrò soprattutto divertirmi e godermela. Presente anche in un evento così importante a livello valoriale? Assolutamente sì, e non possiamo non partecipare, anche perché insieme alla Regione abbiamo dato un contributo e pensiamo che queste manifestazioni siano molto importanti per promuovere lo sport, cioè benché il CONI può essere interessato ovviamente all'elemento agonistico dello sport, ma in realtà siamo anche molto vicini allo sport in genere, quindi alla possibilità di fare attività sportiva a chiunque. E un evento di questo genere è molto inclusivo, soprattutto anche da queste due ultime nuove percorsi, ai due percorsi paralimpici che permettono appunto di far partecipare anche queste persone che magari in altre occasioni non possono farlo. Quindi assolutamente sì, oltre ovviamente a promuovere il territorio e sappiamo che lo sport sia in grado di fare questo e porti ottimi risultati per farlo. Presidente, un nuovo progetto eccezionale, la corsa degli speciali, ce la racconti? È venuta perché a seguito un attimo dei nostri avvenimenti che facciamo qui a Villa La Cervara, sempre tutti gli anni che facciamo la festa dei disabili, allora a margine di questa nuova iniziativa che siamo entrati a sostegno della Colle Marathon, abbiamo pensato di fare qualcosa per i ragazzi che di solito vengono qua alla festa, che è di solito la terza settimana di settembre, in cui vengono tantissimi, l'ultimo settembre oltre 250 persone speciali che hanno passato una bella giornata qui da noi. Quindi abbiamo pensato di fare questa camminata, chiamiamola, tra tutti i ragazzi disabili e anche gli accompagnatori, in modo di far condividere il bello, diciamo, di una corsa non competitiva, ma in ogni caso che fa parte della vita. Questo è nell'ordine sempre
che noi abbiamo davanti, che è quello che vogliamo che la maggior parte delle persone possano gioire dei doni che Dio ci ha donato. Qui il testimonial della Colle Marathon, un grande onore. Beh, un onore sempre per me, mi sento a casa. Da ex ciclista tramite Alberto Poerini sono entrato dentro questa grande famiglia, per cui mi ha portato in questo caso a decidere il 5 maggio, avendo l'invito nella tappa comitante al Giro d'Italia ad Europa dedicata a Marco Pantani, che già ho scalato. Che cosa scelgo? Scelgo la Colle Marathon perché veramente è una realtà, una manifestazione straordinaria che non a caso si chiama Maratona dei Valori, perché implica dentro di sé tantissime narrazioni di atleti, di non atleti, di persone che vivono la propria condizione nella propria specificità, ma dentro una famiglia, dentro un'accoglienza unica. E io è da 10 anni che me la gareggio e tante emozioni. Assolutamente, perché non corro con altre, non sfido altre persone con disabilità, ma corro e sfido i maratoneti, quindi diciamo che il mio obiettivo è anche tecnico, quello di migliorarmi sempre come ex atleta di ciclismo. Parteciperai alla Colle Marathon, quante emozioni! Per la prima volta, fra l'altro, quindi correrò chilometro per chilometro con un sacco di emozioni che poi penso di scrivere attraverso un libro sportivo. Raccontaci, perché tu vieni da Bergamo. Sì, da Bergamo, perché mamma ha sposato un bergamasco, però ha origini marchigiane. Raccontaci del tuo libro. L'ho pubblicato nel 2019 scrivendo nero su bianco tutte le emozioni che ho provato dal 2017 al 2019, perché ho fatto 5 maratone. La prima è la 10 km di Bergamo e dal 2018 fino al 2022 ho corso la 25 km che costeggia il lago San Nicolovere. E adesso parteciperai alla Colle Marathon. Una volta sì, parteciperò alla Colle Marathon. Mandiamo un messaggio, questa è la Maratona dei Valori, che messaggio vogliamo mandare ai nostri telespettatori? Dobbiamo sempre mettere amore, passione e umiltà e mettere il cuore oltre l'ostacolo. Questo è il messaggio che voglio mandare a tutti i nostri telespettatori di Fano TV.